Qualche mese fa, nelle nostre passeggiate pomeridiane con il nostro cane, ci siamo imbattuti in questa meravigliosa famiglia. Loro che stanno giocando sono mamma e papà. Ecco la mamma, quella nera, e il maschio e il papà. Lui è Zen, il cucciolo più grande, l'unico maschio della cucciolata, molto simile a papà anche di taglia, è il più grande, è stato sempre il più grande della cucciolata e ovviamente è rimasto il più grande. E lei, quella che ritorna dalla sua passeggiata, è Yuma, molto più simile alla mamma, anche lei d'Italia, più piccola. Ciao Yuma, bellissima. Loro sono fratello e sorella di Pam, non so se vi ricordate quella cagnolina che arrivò in canile con una brutta ferita in testa e una zampa fratturata. Lei è stata la cagnolina più sfortunata di questa cucciolata. Intanto è nata la più piccola di tutti, era davvero molto piccola rispetto ai suoi fratelli. E quando fu trovata aveva già questa ferita in testa, successivamente qualche giorno dopo fu ritrovata con la zampa fratturata. Perciò fu portata in canile per le cure di prima necessità. E nella sfortuna, in questa sfortuna, ha trovato la sua fortuna perché ha attirato l'attenzione di una bellissima famiglia ed è stata subito adottata. Per loro, purtroppo, nonostante siano state fatte tantissime segnalazioni, non c'è stato verso di poterli far entrare in canile. E molti di voi che staranno guardando questo video, guardando anche il posto in cui questi cani si trovano, diranno che è una fortuna. Hanno una campagna a disposizione, qualcuno che gli viene a fare delle coccole, gli viene a portare da mangiare. Ma in realtà non è tutto così rose e fiori come sembrerebbe. Questa campagna si trova su una strada pericolosissima. L'uscita di questa campagna è adiacente a una curva molto pericolosa, le macchine di qua passano davvero velocemente e loro purtroppo passano la giornata ad aspettare le persone che vengono a portarli da mangiare e vengono a passare un po' di tempo con loro. Guardate come sono belli, sono dei cani molto equilibrati. Perciò, dicevo, aspettano le persone che vengono a tenergli compagnia sulla strada e molte volte si accucciano e si addormentano. E per chi arriva con una velocità sostenuta su questa curva è davvero molto difficile vederli perché si trovano subito dopo questa curva. Perciò temiamo davvero che da un giorno all'altro possano fare una brutta fine. Peraltro questa è una zona in cui moltissima gente viene a correre e ovviamente non tutti sono disponibili, disposti a farsi scappare dietro da dei cuccioli. Anche se sono bravissimi, non morderebbero mai, tutto quello che vogliamo, ma ognuno ha le sue paure, le sue convinzioni e non possiamo aspettarci che tutta la gente sia amante degli animali. Perciò, tra le preoccupazioni per quanto riguarda questi cani, c'è anche il dubbio che qualcuno possa fargli del male perché ovviamente loro sono molto giocherelloni e quando guardano, vedono qualcuno scappare fuori, la prima cosa che gli viene in mente di fare è rincorrere. Loro hanno all'incirca 6 mesi di vita, sono già stati vaccinati, sono una femminuccia, come ho detto prima, e un maschietto. Ovviamente stando in campagna non è che siano proprio pulitissimi e perciò non sembrano poi belli come in realtà sarebbero dopo un bel bagnetto. Ma se decidete di prenderli, vi faremo fare anche il bagnetto e li porteremo ovunque voi vogliate. Aiutiamo questi cuccioli, non li facciamo vivere per strada. Guardate quanto è dolce. Loro vanno molto molto d'accordo con i gatti. Oddio, d'accordo. Sono proprio praticamente indifferenti, di qui ne passano tantissimi e loro non danno nessun segno, nemmeno di segnale, nemmeno di interesse. Vanno molto d'accordo con i bambini. Io ho un bambino di quasi 2 anni e lo porto spesso qui da loro e loro giocano, si divertono, non sono cani che tendono a saltare addosso, sono davvero dei cani molto equilibrati. Zen, fatti vedere un po'. La mamma e il papà sono stati sterilizzati in modo che possano rimanere sul territorio e non si ricrei di nuovo il problema
di un'altra cucciolata in seguito. Ma ovviamente tra un po' mamma e papà inizieranno a prendere altre strade e questi cuccioli non sappiamo che fine faranno. Che sapete bene che è molto difficile che una mamma porti dietro i suoi figli per molto tempo. Loro sono già arrivati a 6 mesi e infatti la mamma inizia già a lasciarli molto più spesso di prima. E loro rimangono un po' spaesati, perché la seguono fino a un certo punto, ma poi l'erba diventa troppo alta, non riescono più a seguirla e rimangono qua. Facciamo qualcosa per adottarli. Ciao, piccolo Zen. Ciao, piccola Yuma. Speriamo tanto che qualcuno stia pensando di prendersi un cane di taglia medio-grande o di taglia media e che salvi questi cuccioli dalla strada. Che a volte sembra bella l'idea di un cane che vive per strada, che è libero di fare tutto quello che vuole, ma in realtà la strada non è poi così piacevole per un cane. Perciò aiutiamoli a trovare una casa. Perché davvero meritano di stare con qualcuno che li sappia amare, li sappia apprezzare e che li voglia bene. Ciao mami. Ciao piccolo Zen. Ciao Yuma. Ciao papi!